ragazzi, oggi mi sono fatta coraggio, visto che stanotte abbiamo fatto una sauna formato maxi. Abbiamo già 24 gradi in camera da letto, 2 giorni che è venuto un po' più caldo, quindi abbiamo levato il piumone, sempre un momento tragico quando tolgo il piumone. Adesso ho smontato anche le tende, laverò anche le tende e domani laverò un piumone, provo a farlo asciugare in asciugatrice. Se non asciuga, cosa molto probabile, ho chiesto alla mia vicina di sopra, che si era già gentilmente offerta più volte, di darmi una mano facendomi stendere le cose nelle sue corde, perché io sono praticamente, io e lui, quelli dell'ultimo piano, siamo gli unici che non possiamo stendere, e lei mi aveva detto che se avevo bisogno potevo andare a stendere, quindi io opterei per lavare il piumone, asciugare il piumone e quello che manca stenderlo su da lei. Mi hanno detto già stamattina che lei ha lavato tutto, non ha niente da fare, quindi ne approfitto della sua gentilezza, perché altrimenti non esco viva. Ragazzi, ho 3 piumoni miei, 2 delle ragazze, voglio fare anche i copri materassi, non esco viva. Quindi oggi sto facendo questo, la terapia per la spina calcanea, a parte che mi ha lasciato sconvoltissima dalla stanchezza. Però già ieri stavo meglio, anche se mi hanno detto 3 settimane dalla fine del trattamento, in realtà ieri stavo meglio, oggi ancora un pochino di più, e quindi mi sono sentita di, già che ho cambiato le lenzuola, tolto il piumone, di fare i vetri. In cima all'armadio l'avevo già fatto, il lampadario non so se lo sento, ora lo spengo, ora chiudo, perché lo spengo perché avevo fatto le tapparelle, quindi avevo le tapparelle chiuse, e guardo un attimino i filtri del condizionatore, ma li ho fatti un mesetto fa, perché mi sa che ora è quasi ora di ricominciare ad attaccarlo un pochino, iniziare a abbaiare. E quindi ragazzi, forza e coraggio. Vorrei oggi pomeriggio cucire la zanzariera, metterci la prolunga, perché purtroppo questa finestra è fuori misura e dovrei prendere quella da 2 metri, che costa di più, e tagliarla quasi tutta, quindi io ci faccio la giunta con una vecchia che, tra l'altro, smettila di mordermi, si attaccava benissimo, quindi inizierei anche a mettere le zanzariere, perché quel fiume qui dal parcheggio porta tante zanzare. Quindi mi sa che è ora di preparare la casa all'estate e fare il cambio di stagione, le pulizie di primavera, quelle che finiscono a luglio praticamente, preparare la casa all'estate e le prossime cose per il prossimo inverno. Io ora vado, metto la museruola, sto canetto, monello, che mi vuole morsicare a tutti i costi, e va bene ragazzi, continuiamo. Allora ragazzi, tecnicamente ho finito, nel senso che adesso la lavatrice con la biancheria finisce, e tanto la metto nella cesta, perché cioè nella conca, perché in asciugatrice ci sono ancora le lenzuola, quindi deve aspettare. Però intanto la tiro fuori, la metto nella cesta, così lavo le tende e i tendoni della camera, li metto tutto a posto. Oggi pomeriggio mi rimane da cucire quel pezzo della zanzariera, così in camera abbiamo chiuso. Adesso, appena si asciuga, faccio girare i condizionatori in modalità condizionatore, appunto aria fresca e non pompa di calore, perché l'abbiamo usato in inverno come pompa di calore, e quindi adesso lo faccio girare un po' dall'altro lato. L'ho pulito, l'avevo già pulito, però l'ho ripulito, perché cominciamo così. Io c'ho già 26 gradi, qua c'è già 26 gradi, è mezzogiorno e sto già caldo, e il sole non è ancora arrivato, arriva oggi pomeriggio alle 3, quindi arriva, quando arriva l'estate arriva tutta insieme. Sono stanca, inizia a farmi male il piede, però sono contenta di aver fatto la mia camera. La prossima settimana faccio sicuramente il salotto, e poi vorrei pulire il condizionatore in cameretta sicuro, e lavare le tende e i tendoni. Non sono certa delle finestre, in realtà ragazzi, perché per pulire i vetri in cameretta e in bagno sto aspettando che smontino i conteggi, se no è inutile, mi sporcano di nuovo. Dovrebbe avvenire a breve, perché ieri portavano via la betoniera del cemento, quindi le piastrelle le hanno portate su tutte, hanno portato su un sacco di sacchi. Io penso che abbiano finito, speravo che iniziassero a smontare già prima di questo weekend, invece no, stamattina non so cosa stanno facendo. Speriamo che entro la settimana massimo insino a tolgano tutto, perché io ragazzi ho 3 piumoni miei, 2 delle ragazze, 4 delle ragazze, i tappeti da lavare, cioè ho bisogno di stendere. Vorrei anche
lavare la parte del coprimaterasso. Pensavo di farlo in due volte quest'anno, quindi di lavare già il lato invernale e metterlo sotto e utilizzare il lato estivo e magari fra un mesetto fare quello estivo, in modo che non lo faccio tutto in un giorno ma in più volte. Pensavo di farlo tipo nel weekend quando c'è mio marito che me lo può stendere, però il coprimaterasso finché non ho le corde da stendere non posso stenderlo. Per coprire il materasso, ragazzi, intendo proprio sfoderare il materasso. Non so quante volte lo farò ancora questo lavoro, credo poche, perché non ce la fa veramente più. È da sostituire, è già un annetto buono che sappiamo che è da sostituire, ma come tutte le cose da sostituire in questa casa, stiamo aspettando di capire il nostro destino, cosa ne sarà di noi, di questa casa, non ce ne vogliamo andare, e questo è chiaro. Quando avverrà questo non sappiamo ancora, ma spero al più presto, spero entro un anno, ragazze, perché non ne posso davvero più di stare qua. La mia salute ne sta risentendo, oltre che quella psicologica, proprio fisica. Io ho delle crisi d'asma, ho paura, una congiuntivite più, non posso continuare ad andare avanti così, l'ho già detto in un altro video, quindi poi cosa ne faremo qui? Vedremo. Ci è stato proposto di affittare la casa ad uso ufficio, che forse potrebbe essere una buona soluzione, anche se a me non va di avere una casa affittata, perché abbiamo già provato con quella della nonna e forse in un ufficio magari sono più attente a trattare bene le cose piuttosto che in un appartamento affittato a gente che non sai mai cosa ti capita, ecco. Però comunque vedremo. L'avvocato ha già preparato quasi la lettera per Veneta Cucine, deve inviarla a breve a mio marito e vi farò sapere gli sviluppi. Io vorrei il mio bel rimborsino da mettere in banca, tenere lì fino al momento di comprare una nuova cucina in una nuova casa, chiaramente non in questa, quindi avere già un acconto cospicuo per una futura nuova cucina. Quindi mi sono resa conto che è tipo un anno che non pulisco la finestra in bagno, cioè sì, ci ho passato un po' di panno per togliere un po' la più grossa della polvere un paio di volte, però l'ho pulita a giugno più o meno, anzi no, forse fine maggio, perché ho fatto tutto prima dell'intervento di mia figlia. Lei è stata operata il 7 di giugno, quindi io prima del 7 di giugno avevo fatto tutto. Poi ho detto c'è caldo, ok, forse l'ho pulita quando siamo rientrati dalle ferie ad agosto, ma non sono certa. E il 3 di settembre mi hanno messo le impalcature, quindi non l'ho più toccata. Non l'ho più toccata. All'uso, quella in camera da letto colava nero, ma con tutta la polvere che respiriamo, all'uso pensavo molto peggio, anche se il secchio era strapieno. Allora, la lavatrice ha finito, io ora tolgo la biancheria, metto le tende, così le rimetto su e vedo quando cucire la zanzariera, perché mia figlia oggi usciva, anzi è già uscita, quindi tutto sommato penso che l'aspetterò per mangiare, così cucino una volta sola, in realtà non ho voglia di cucinare. Ho tirato fuori la Nespressina, quella piccolina rossa, perché avevo voglia di bere il cortado. E quindi ho preso delle capsule di cortado, avevo proprio voglia, quindi ora vado a finire. Oggi penso che vegeterò a letto sul divano, che sono KO. Comunque tutto sommato va meglio, la cura incredibilmente funziona bene da subito, quindi bene. Se penso che devo fare altre due sedute mi viene luce, ma va bene. Tanto questo l'ho fatto. Prima della prossima seduta, lunedì, vorrei fare il salotto. Magari vedo se riesco a farmi fare dalle ragazze, ma non lo so, perché hanno tanto tanto da studiare, almeno la parte alta del mobile. Rieccoci, ragazze. Allora, sto ancora aspettando che le tende si lavino, i copripiumini nel frattempo sono asciutti, e li ho piegati ma sono da stirare, quindi poi vorrei fare anche questo, così me li faccio mettere, li metto via e me li faccio mettere poi in alto da mio marito, lui che ci arriva. Mi sono resa conto che c'è ancora un sacco di cose da lavare, tipo i cuscini,
di velluto. Non fa ancora caldissimo, ma sono tutte cose che vorrei fare. Il copertone, quello lì, l'ho messo lì perché è troppo pesante. Anche quello è da lavare, però ragazzi, veramente senza le corde da stendere è un casino. È veramente un casino. Quindi io non so, non vorrei avere troppe cose poi da lavare quando mi finalmente monteranno queste corde da stendere. Dovevano finire alla fine di aprile, ne abbiamo 26 di maggio e ancora non hanno finito. Io non ne posso veramente, veramente, veramente più. Ho proprio bisogno che ci liberino e mi diano la possibilità di lavare tutte queste cose, perché poi quando fa troppo caldo non riesco a fare più niente, ho troppo caldo, appunto. Quindi volevo farle ora. Le pulizie, chiamiamole di primavera, in realtà durano parecchio e se vogliamo chiamarle pulizie di primavera, in realtà inizierebbero molto dopo. Purtroppo il piumone pesante, solitamente a quest'epoca io l'ho già lavato, imbustato e fatto. Quest'anno siamo sempre lì senza le corde da stendere, non lo posso fare anche perché ho paura. Come vi avevo già raccontato, l'avevo portato nella lavanderia a gettone, il primo anno tutto perfetto, il secondo anno non l'ha centrifugato, un casino per asciugarlo, ho dovuto stenderlo fuori. Se mi succede di nuovo, io dove lo metto? Dove lo metto? E quindi aspetterai. Comunque la prossima settimana lo porterò alla lavanderia a gettoni perché ho necessità di liberare sotto il letto questi piumoni lanciati lì sotto così. E di mettere un po' di ordine anche lì sotto, perché li ho buttati così, proprio tira sul letto, caccia dentro, richiudi, tanto poi vanno lavati, però adesso ho bisogno di lavarli. Ho davvero bisogno di lavarli, ho tutta casa da pulire per bene. Purtroppo in questi 2 mesi che io sono stata male col piede, ho fatto pochissimo e nullissimo. Avevo anche pensato di chiamare qualcuno a darmi una mano, però il discorso è sempre lo stesso, a livello economico diventa impegnativo, quindi ho preferito aspettare e vedere se riuscivo a farmelo da sola. È che insomma, oggi è andata, sono molto stanca, però non mi fa male il piede e riesco ancora a stare in piedi, quindi viva! Ieri, mercoledì, quando mi ha detto ci vorranno ancora 3 settimane dopo la fine della terapia, ero molto demoralizzata perché ho detto io 3 mesi senza poter fare niente, non sono abituata a stare con le mani in mano, già ci sto fin troppo rispetto a quelli che sono i miei gusti, a quello che ho sempre fatto perché ho sempre smontato il mondo, scalato letteralmente le montagne con gli scarponi da trekking e adesso non riesco a fare 3 passi e per me questo è frustrantissimo. Quindi imparare a convivere con queste malattie che io ho per me è stata molto dura e comunque non credo riuscirò mai a superare questo stress. Forse quando avrò 80 anni, dirò, beh, tanto ormai ho 80 anni, però per me fare la vita da una ottantenne a 46 anni mi pesa davvero, veramente tanto, soprattutto perché sono sempre stata abituata a fare di tutto, senza problemi, quindi. Comunque oggi sono contenta perché sono riuscita anche a salire sulla scala, a stare sulla scala, a fare tutto. Devo dire che sono molto molto soddisfatta. Vorrei farmi pulire magari domani la parte alta del mobile da mio marito perché tanto è un attimo. E questo è un altro discorso relativo alla semplificazione in casa, quello che io ho fortemente voluto negli ultimi 5 anni, anzi negli ultimi dal 2015, 5-20 e negli ultimi 8 anni ho cercato di arredare casa, man mano che i mobili erano da sostituire in maniera che per me fosse più semplice a lungo andare mantenere pulito col minimo sforzo proprio per aiutarmi in questo. Il divano di pelle da un lato lo ricomprerei perché è comodo nella pulizia, dall'altro insomma, considerato il costo che ha, mi aspettavo un po' di più. Comunque, vedremo. Grazie per aver visto questo video e buone pulizie di primavera a tutti. Buongiorno ragazze, allora la situazione di oggi è questa. Buongiorno ragazze, allora la situazione di oggi è questa. Mi hanno tolto tutte le coperture, iniziano a fare cose. E dato che mi sono alzata, che iniziavano a togliere tutte le coperture, e come mi sono alzata, mi hanno dato praticamente il buongiorno, e stamattina ho deciso che era l'ora di mettere le zanzariere.
La finestra in camera l'avevo già fatta, quindi è stato facile. Io utilizzo queste, a volte si chiamavano zanzariera tesa. Questa la compro a metraggio al mercato ed è attaccata con uno scotch così tipo velcro. Ce l'ho da credo 22 anni questo tipo di zanzariere così. Qua in camera ho dovuto fare un'aggiunta perché questa finestra è leggermente più alta e quindi non chiudeva bene sopra. Comprare quella più grossa tenda, un anno l'ho speso tantissimo e ne ho buttata via tantissima in maniera che non si poteva recuperare da nessuna parte, per cui un anno l'ho lasciata che bucava un pochino, poi ho pensato di farci un'aggiunta. Non è bella, ma è molto funzionale perché quel tipo di tessuto lì, di una zanzariera che avevo preso, che attaccava benissimo, ma che nel tempo una settimana era già strappata, se aprite chiudete, per cui la metto là in cima e non si stacca mai. Quindi ora c'è un casino mistico, un giro per casa, perché ovviamente quando si fa una stanza va bene. Poi sono passata alla cucina, mi ho messo la zanzariera anche lì. Oggi in realtà casino mistico, avrei dovuto fare solo il salotto bene, come ho fatto la camera bene, solo la camera. Ecco qua, mi sono distratta un attimo. Sputa, sputa. E ho fatto anche la finestra in camera, in salotto. Volevo fare tutte le parti alte, il condizionatore, il lampadario, vediamo, condizionatore sicuramente sì, perché se fa caldo, i pavimenti li farò, vedremo. E ora poi mi bevo un attimo un caffè, bevo anche qualcosa di fresco e farò la cameretta perché così almeno abbiamo tutte le zanzariere messe. Volevo aspettare la cameretta e il bagno per mettere il che smontassero i ponteggi, ma i progetti sono che oggi spaccheranno di nuovo, chiudono di nuovo tutto, quindi non credo che potranno smontare le impalcature, per cui le pulizie di primavera stanno terminando. Qua ho i piumoni pesanti delle ragazze, cioè la mezza stagione delle ragazze, in realtà loro li usano anche d'inverno perché tengono bello caldo, poi la loro cameretta è calda, quindi non c'è bisogno di quello pesante pesante. È rimasto il mio piumino pesante che lo farò penso nel weekend quando c'è mio marito a casa, così mi dà una mano a portarlo dalla lavanderia a gettoni. Dovesse succedere come l'anno scorso che non centrifuga di nuovo, questo cos'è? Una mosca e via. Vabbè, comunque questo è quanto. Eccoli, eccoli lì, li vedete? Vedete che si girano? Vedete che come camminano guardano, come camminano guardano. Non sono io che me l'invento, voi siete tutti quanti testimoni, 50-60 quanti vedete questo video, perché la media è quella, siete tutti testimoni che non sono io che mi invento, che mi guardano in casa, cioè le zanzariere, mi verrebbe da fargli gestacci, tanto non mi vedono, perché altrimenti qua, cioè, senza le zanzariere, ragazzi, io mi sento nuda, cioè, nel senso, completamente violata della mia privacy. Spero che sia l'ultima estate in questa casa, l'ho detto anche l'anno scorso. L'anno scorso sembrava che fosse l'ultima, ve lo dico sinceramente, ma non è stato così. Eravamo lì lì di nuovo per comprare casa, ma sfumata anche stavolta. E vabbè, quindi siamo ancora qui. Speriamo nel prossimo anno, che vi devo dire? Vivrò sperando, sapete come dice il proverbio. E speriamo che sia davvero la volta buona, perché non se ne può più. Siamo così, ci salutiamo. Allora, le buone notizie. Così possiamo chiamarle, però per me sono buone. Quando me l'ha detto la mia vicina, ho detto vabbè, dai, anche lei mi ha detto sì. La buona notizia è che non ci paga il Comune di Genova, non ci paga Ferrovie dello Stato, ma COCIV, che è una ditta apposta, e pagheranno insieme, cioè non devo prendere quelli della metropolitana, le Mosinare, quelli delle ferrovie, bla bla bla, pagheranno tutto insieme. Quindi, una volta che finalmente avremo quei soldi, mi sa che non ho preso le medicine. Quei soldi lì, sentite? Il buongiorno tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Adesso non ci sono neanche più quei quattro pannelli che c'erano, quindi ancora di più. La cosa positiva, perché io, ragazzi, mi sforzo sempre di trovare la cosa positiva anche quando a volte non ci riesco, a volte piango perché non ci riesco, è che una volta che avremo fatto tutto questo lavoro ce ne possiamo andare. Pensavo,
se ce la facciamo nel weekend, ma ho i miei dubbi perché devo andare anche da mia madre, che è da Pasquetta che non vado, l'ho vista domenica, ma devo andare anche da lei. Vorrei comprare a mia suocera un bel tavolino e due seggiole, perché l'anno scorso le abbiamo preso due seggiole da stare fuori, perché lei non le piace mangiare fuori, ma a me sì. E quindi pensavo di prenderle un tavolino e due seggiole, magari un altro ombrellone e parcheggiarmi lì quest'estate a casa sua. E tanti saluti. E cosa vi devo dire io? Non ce la posso fare. Vado a prendere le mie medicine per l'asma. Grazie per aver visto questo video, avermi tenuto un po' di compagnia e avermi permesso di sfogare un po' questa situazione che per me è sempre, sempre più intollerabile. Cioè, io con mio marito lo dicevo, prima non mi sembrava di abitare a un primo piano perché è quasi come fosse un secondo. Adesso mi sembra di abitare a pian terreno, ho sempre l'ansia di lasciare aperto. Prima magari andavo a fare due compere in quartiere, la mattina lasciavo tutte le finestre aperte perché tanto ero tranquilla che nessuno sarebbe entrato. Adesso sono terrorizzata, anche di notte non riesco a dormire con le finestre aperte. Non mi è mai piaciuto dormire con le finestre aperte, ma adesso ho proprio il terrore. Ho proprio il terrore, non è che la situazione sia cambiata di notte, però sento proprio la mia privacy violata al 100%. In realtà è così, cioè non è che la sento, è così, perché voi l'avete visto, quando passano si girano a guardare dentro, e quindi è così, è proprio così. Va bene ragazze, vado a prendere le medicine, mi faccio un caffè prima che venga la crisi d'asma, e grazie ancora, buona giornata.